Un grande abbraccio da Maria e da Gloria, benvenuti. Allora, cosa facciamo oggi? Le scorse le sere abbiamo fatto dei viaggi proprio, viaggio nel mondo dei colori, viaggio in mongolfiera, insomma abbiamo proprio esplorato il globo. Oggi partiamo con una nuova avventura. Esatto, oggi ci concentriamo più sul nostro corpo. Inizialmente lo riscalderemo soffermandoci su alcune parti nello specifico e successivamente ci trasformeremo in delle marionette. Quindi noi con i nostri fili muoveremo alcune parti del nostro corpo. Però partiamo con calma. Con calma. Allora, la musica ci aiuta? Prendiamo sempre la nostra sedia. Oggi partiamo seduti. Ci sediamo con i piedi ben piantati a terra e quindi a circa metà della nostra sedia. La schiena dritta, spalle e petto aperto. Intanto respiriamo. E partiamo. Allora, una mano avanti e con l'altra massaggiamo il polso. Facciamo un cambio, quindi una mano si ferma e l'altra massaggia il polso. Passiamo al gomito, facciamo una piccola rotazione. Cambio. Come.
e saliamo sulla testa. Nostro filo che ci fa allineare tutta la schiena e facciamo una piccola rotazione. Con la stessa mano prendiamo il filo dell'orecchio che ci fa spostare laterale e ancora e un'ultima volta. Passiamo dall'altro lato e tiriamo il filo del nostro orecchio. Poi il filo del gomito e lasciamo cadere. Andiamo sull'altro gomito. E poi il polso. L'altro polso. Sulle nostre spalle. Veramente bello questo esercizio delle marionette, divertente e anche non semplice perché devo partire insieme. Ok, allora adesso che abbiamo lavorato un po' da seduti, ci alziamo in piedi. Ci alziamo in piedi con calma, potete spostare la vostra sedia, la mettete a lato. Cosa facciamo adesso? Allora, nelle scorse lezioni abbiamo imparato a giocare con delle figure geometriche. Vi ricordate, avevamo detto c'era quello che nel tango è chiamato rullo, noi lo chiamiamo cerchietto, fare cerchietti a terra, per esempio. È una cosa che abbiamo imparato, una delle prime lezioni, con un piede e con l'altro piede. Provate un attimo a farlo. Per fare questo esercizio dovete proprio mettervi stabili su un piede e lasciare che l'altro è come la punta di un pennarello che vuole fare un disegno a terra circolare. E quindi io lascio che faccia questo disegno circolare. Con un piede e poi con l'altro piede. Poi, sempre il nostro pennarello vuole anche provare a fare dei disegni, delle linee. E quindi semplicemente che cosa farà? Andrà avanti e poi andrà indietro, avanti e indietro. Quindi disegno a terra, cambio il piede e lo faccio con l'altro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. L'ultima cosa che andiamo a disegnare sono delle... possiamo chiamarle, sono come dei calcetti che facciamo con la gamba e a terra è come una U rovesciata, quindi disegno questo esercizio, questo qui richiede un certo equilibrio, quindi se sento che faccio fatica io prendo la mia sedia, appoggio la mia mano, tengo un piede appoggiato a terra e con l'altro disegno le U. Allora, adesso prendiamo la musica e vediamo insieme questi tre esercizi. Ok, partiamo sempre con il nostro balanceo. Attenti perché tra poco ci fermiamo su un solo piede, quello che volete voi. Prendiamo sull'altro e iniziamo a disegnare. Via, facci cerchi. Stop, cambio il piede. Puntina su e contiamo. Un, due, tre, quattro. Pronti? Via.
via. E un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, cambio il piede, vado con l'altra puntina su, attenzione, via. Facciamo i nostri cerchi.
torniamo di là, cerchi e stop. Allora, mi fermo di nuovo, scrollo un pochino le gambe. Bravissimi, allora, abbiamo cercato di farlo con calma e da ripetere, perché a volte, ve lo dico già, quando si arriva qui poi ci si ingarbuglia un po' coi piedi, ok? Magari non ho il piede giusto per ripartire, però un po' alla volta allenandolo si riesce a fare. Con calma. Esatto. Allora, adesso potremo per concludere riprendere la nostra sedia, abbiamo messo a lato, e proprio ci dedichiamo, intanto ci sediamo bene comodamente, ci dedichiamo a qualche respiro profondo, rilassante. Proviamo a farlo in questo modo, un respiro che diventa un abbraccio. Questi abbracci che ci mancano tanto in questo periodo, possiamo provare a farli qui, mentre stiamo praticando insieme. Quindi, il movimento sarà questo, dopo uniamo il respiro. Metto le mani sul petto, dove c'è la zona anche del cuore, da qua io aprirò come se avessi due grandi ali. Arrivo fin dove riesco, da questo punto torno indietro e andrò ad abbracciarmi. Quindi le mani vanno a toccare le due braccia, quindi riaprirò come le ali di un gabbiano, per esempio, apro e chiudo. Apro e chiudo. Ora, se vi va, lo facciamo unendo il respiro. Quando apro, vado a inspirare. Quando chiudo, butto fuori l'aria dalla bocca. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Facciamo l'ultimo. Apro. E ora, quando chiudo, immagino di dare un forte abbraccio a qualcuno a cui voglio bene, che magari non vedo da un po', che non è proprio qui con me in questo momento. Quindi un grande abbraccio, ed è anche con questo abbraccio che noi oggi vi salutiamo. Vi salutiamo e vi auguriamo una bellissima giornata di sole. Un forte abbraccio da Maria e da Gloria. Ciao! Ciao!